Di nuovo ben connessi con stapradio.it e su Spreaker Stefano Tini, Stap Radio, Roberto De Angelis, RDA Radio. Per chi vuole scrivere in forma sincopata, su Spreaker Stap Radio oppure RDA Radio R, due canali a vostra completa disposizione. Su stapradio.it potrete seguire le trasmissioni in diretta, su RDA Radio R di Roberto De Angelis le avrete anche in differita. Ritorniamo in Extra Time, perché Extra Time quest'anno è diventata una rubrica di Questa è la Roma. Questa è la Roma che, come sottorubriche, ha Questa è Roma dedicato alla nostra città, ed Extra Time dove si parlerà di nazionale, di campionato e un punto di vista sulle altre squadre italiane e, perché no, anche a volte estere, se le notizie saranno così importanti. Diamo il buon pomeriggio, o meglio la buona serata, meglio detto, al giornalista Antonio Iozzo. Antonio, buonasera a te, come stai? Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Ben risentito dopo la pausa estiva. Sì, dopo un po' di riposo si ricomincia con tanta voglia, tanta passione. L'estate è bella, poi però tocca anche tornare a lavorare e noi lo facciamo sempre con molto piacere. Esatto. Antonio, allora, le previsioni sulla nazionale di calcio mondiali purtroppo si sono avverate. Sì, lo avevamo detto, io forse ero stato addirittura troppo cattivo, così mi era stato detto. Avevo detto di una nazionale molto molto scarsa, una delle più scarse degli ultimi 20 anni. A mio parere, purtroppo, i fatti credo mi abbiano dato ragione. Era meglio che i fatti ci avessero dato torto, no, Antonio? Sì, da tifosi speravamo di sbagliarci, speravamo in una sorpresa, speravamo in qualche exploit di qualche giocatore, e invece alla fine siamo stati costretti a vivere una eliminazione dolorosa e molto molto pesante per il calcio italiano, per tutto il nostro movimento. Allora, visto che abbiamo toccato il tasto nazionale, anche te sei nei toni trionfalistici di alcuni osservatori opinionisti che hanno detto finalmente una nazionale vera. Noi controbattiamo dicendo che era un'amichevole, e il vero carattere di questa nazionale si vedrà martedì sera prossimo contro la Norvegia. D'accordissimo con te Roberto, io sono sempre per le vie di mezzo, non voglio né esaltare troppo questa nazionale perché sarebbe sbagliato, solo una partita, solo un'amichevole, una gara dove i 3 punti non c'erano, quindi sarebbe sbagliato esaltare troppo la nuova Italia di Conte, però va riconosciuto al nuovo CT di aver dato subito un'impronta a questa squadra, e se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo, possiamo essere abbastanza fiduciosi. Abbastanza fiduciosi, che però non vuol dire sognare a occhi aperti. Assolutamente no, perché continuo a ripetere una cosa: se qualche mese fa ho detto che la nazionale italiana era una delle più scarse perché mancavano talenti, in soli 3 mesi non possono essere nati tutti questi talenti. Il nostro movimento ha delle difficoltà, proprio alle sue basi, alle fondamenta, e quindi c'è tanto da lavorare, ma Antonio Conte può essere l'uomo giusto, quindi bisogna essere fiduciosi, ma il nostro calcio va rinnovato, c'è bisogno di alcune riforme e speriamo che queste avvengano. Antonio Iozzo, giornalista, osservatore, nonché analista delle partite, in una trasmissione di qualche lustro fa che era su One TV, si chiamava 91esimo minuto, oggi vediamo su One TV e su Silver TV, che si sono consociati in un'unica emittente, i nostri revival, i nostri Amarcord, però la gente mi fa notare, le persone mi fanno notare, dice ha un'analisi critica di tutte le azioni della partita, ma come fa? Allora, prima di farti analizzare qualcosa, come fai a essere così analista nelle partite e sulle partite di calcio? Diciamo che quello è il mio compito, il mio lavoro, cercare di studiare le varie fasi di gioco e le varie fasi di ogni partita per provare poi a tracciare, diciamo, una via, a capire quello che può succedere in futuro. Lo abbiamo fatto con le squadre di club, lo abbiamo fatto con la nazionale, cerchiamo di capire come si può evolvere una situazione o già all'interno della partita come si può
evolvere un match all'interno dei 90 minuti e quando guardiamo più in là di un'intera stagione. Oh, allora veniamo a noi, vista dall'esterno, le sensazioni che hai avuto sulla Roma. È chiaro che la prima uscita non è sufficiente per trarre una sentenza, però delle sensazioni a intuito, a istinto, vista la tua vastissima esperienza nel guardare fiumi di partite di calcio, è l'anno della Roma questo o c'è qualcosa ancora che non va? È un anno molto importante per la Roma, le sensazioni sono state ottime, la campagna acquisti è stata da tutti descritta in maniera molto molto positiva. Questa squadra sembra aver ridotto in maniera considerevole il gap con la Juventus e quindi sembrerebbe per lo scudetto una sfida a due. La Roma ha grandi potenzialità e può sognare in grande. Bisognerà vedere come sarà in grado di gestire il doppio impegno Champions League campionato. Questa è una delle incognite che ci sono, lo scopriremo presto perché già la ripresa del campionato poi ci sarà subito il primo turno di Champions League e potremo avere qualche prima risposta. Valeria mi sta scrivendo in chat che di al giornalista che il gap con la Juventus si è ridotto pure con l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Non è assolutamente da Juve questo allenatore. Non è stato facile per i tifosi juventini accettare e digerire lo shock provocato dall'addio di Antonio Conte. Antonio Conte ha dimostrato di essere un valore aggiunto, lo ha dimostrato con i 3 scudetti consecutivi e lo ha dimostrato in pochissimi giorni alla guida della nazionale. Sicuramente sarà una Juve diversa, ho detto che la Roma ha l'incognita del doppio, la Juventus ha l'incognita dell'allenatore. Il debutto contro il Chievo di Allegri è stato positivo, ma anche qui bisogna attendere ulteriori risposte. Oh, chi può essere il terzo incomodo in campionato, Antonio? Al momento devo essere sincero, non vedo un terzo incomodo. Mi sembra che Juventus e Roma siano un gradino sopra le altre. Vabbè, ma allora se è tutto già scritto e definito, ce ne andiamo a casa, facciamo giocare solo Roma e Juventus e vediamo chi vince lo scudetto tra le due. Possibile che nessuna si potrebbe inserire in questo discorso? Mi sembra molto molto difficile che qualcuno si possa inserire, almeno queste sono le sensazioni iniziali. Il Napoli non mi sembra in grado quest'anno di poter ambire allo scudetto. Ha un vantaggio dalla sua, se così si può chiamare, perché da una parte può essere un vantaggio non disputare la Champions, dall'altra è sicuramente un fattore negativo, soprattutto dal punto di vista economico. Però diciamo che francamente non mi sembra che ci siano squadre in grado o costruite per dar fastidio a Juventus e Roma. Non credo però di vivere un campionato noioso. L'anno scorso, negli ultimi anni, la Juventus, tranne il primo scudetto quando è stato un testa a testa con il Milan, ha dimostrato di essere superiore alle altre squadre, sia nel secondo che nel terzo scudetto. Quindi mentre negli altri anni la Juventus partiva nettamente favorita ed era difficile trovare un anti-Juve, quest'anno l'anti-Juve c'è ed è la Roma, quindi potrebbe essere un testa a testa emozionante. Ci sono incognite sia per la Juve sia per la Roma, vedremo chi sarà più bravo a risolvere queste incognite e a trasformare i dubbi in certezze. Cosa manca alle squadre di Milano, al Milan e all'Inter, per competere con i primi posti, con Roma e Juventus? Secondo me le qualità tecniche che hanno Juventus e Roma. Il Milan sta sperimentando la voglia di fare bene di Inzaghi, però lo vedo troppo fragile e debole in difesa, anche se dal centrocampo in su Inzaghi sta provando a trasmettere il suo entusiasmo, a trasmettere idee, e contro Lazio si sono viste buone cose in avanti, però è anche vero che la Lazio ha divorato quantità industriali di gol e quindi probabilmente con un avversario più cinico già staremmo mettendo in croce il Milan e Inzaghi. Discorso diverso per l'Inter,
una squadra che ha cambiato tanto, non l'allenatore ma tantissimi giocatori, continua però a non convincermi questa squadra, tanti acquisti, però sappiamo bene che a volte la quantità non corrisponde sempre alla qualità. Oh, ma hai detto bene, ma il problema non è proprio aver confermato Mazzarri? Potrebbe essere, alcuni tifosi la vedono in questa, vogliono leggerla in questa maniera. Confermare Mazzarri può essere stato un errore, però bisogna sempre vedere l'altra faccia della medaglia. C'era qualcuno in grado di rifare meglio di Mazzarri? C'era qualcuno disponibile? Qualcuno... Perché non dimentichiamo che l'Inter viene da una stagione molto molto complicata, quindi il fascino, la voglia di vestire nerazzurro in quest'estate non era elevatissima. Questa dovrà essere la stagione in cui l'Inter proverà a tornare tra le grandi del calcio italiano. Secondo me ci sono rote superiori a quella nerazzurra e già puntare al terzo posto per me è tanto, cioè arrivare terzo tra le prime tre per l'Inter sarebbe non un grande campionato ma un'impresa vera e propria. Prima abbiamo parlato di due città sportivamente, quindi Roma e Torino come Roma e Juventus, però le città di Roma e di Torino hanno anche altre due squadre in Serie A, una è la Lazio e uno è il Torino. Potrebbero essere le sorelle minori delle sorelle, praticamente le figure minori di due squadre blasonate come Roma e Juventus, o Torino e Lazio possono riservare eventualmente qualche sorpresa positiva o negativa? Secondo me il punto di partenza per queste due squadre è non fare confronti con i cugini, cioè il Torino non può paragonarsi alla Juventus e la Lazio non può paragonarsi alla Roma, perché il motivo è molto semplice, Torino e Lazio hanno rote nettamente inferiori a Juventus e Roma, quindi devono puntare a fare il meglio possibile ma senza, diciamo, l'affanno, senza l'ansia di dover per forza dimostrare qualcosa ai vicini, perché Juventus e Roma, lo ribadisco, non sono superiori solamente a Lazio e Torino, ma secondo me sono superiori a tutte le altre squadre che attualmente compongono la Serie A. Antonio Iozzo, Juventus e Roma in Italia super protagoniste, ma in Europa prenderanno schiaffi, diranno la loro, saranno protagoniste in positivo o in negativo? Ci auguriamo che possano essere protagoniste in positivo. La Roma ha un cammino molto complicato perché partendo dalla quarta fascia nei sorteggi è capitata in un girone veramente veramente tosto, quindi anche se la Roma non dovesse passare questo girone io non parlerei di bocciatura. La squadra torna nella competizione e cercherà di fare il meglio possibile, però bisogna anche rendersi conto che di fronte ci sono degli avversari e quelli della Roma sono veramente veramente ostici. Per quanto riguarda la Juve, il girone sulla carta è abbordabile, lo era anche l'anno scorso, quest'anno quello che si chiede alla Juve, oltre che confermarsi in Europa, confermarsi in Italia, scusate, è soprattutto riscattarsi in Europa, che è quello che è mancato, diciamo, nella gestione Conte, fare bene a livello internazionale, questo è il compito di Allegri. Giriamo pagina, non so quanto ti piace, sei tifoso o osservi la Formula 1, ci sarà il Gran Premio di Monza, la Ferrari sta sempre sul camion, praticamente non ha chance, è finita l'epopea della Ferrari e visto che Montezemolo tra un po' uscirà anche dal mondo Ferrari, speriamo che Marchionne che subentrerà possa portare una nuova linfa di vita sportiva e agonistica in Formula 1, perché altrimenti la ditta italiana mi pare che sia molto indietro rispetto ad altre squadre che vantano migliori motori ma non maggiori piloti. E qui sfondo un portone aspetto, la Ferrari sta attraversando da qualche anno una grossa crisi di identità, ci sono state rivoluzioni, finora non sono bastate. Sono d'accordissimo sul discorso piloti, secondo me la Ferrari può vantare il miglior pilota del circus, per noi è un fenomeno vero, un pilota in grado di tirare
fuori dalla macchina sempre il meglio, anzi secondo me di andare oltre i limiti della macchina e raggiungere risultati straordinari. Quindi bisogna ripartire, sarà l'ennesima ripartenza, speriamo possa essere quella giusta. Diciamo che il punto di partenza Fernando Alonso è buono, bisogna accontentare questo pilota, bisogna seguirlo, bisogna dargli una macchina in grado di esaltare il suo infinito talento. Secondo te chi vincerà la Formula 1 quest'anno? Quest'anno al momento sembra un duello tra i due piloti della Mercedes, Rosberg ed Hamilton. Arriviamo a questo GP dopo il fattaccio, dopo lo scontro, dopo l'errore di Rosberg. L'unico che sembra in grado di poter fare da terzo incomodo al momento è Ricciardo, però la superiorità della Mercedes finora è stata nettissima. Rosberg ha avuto più continuità finora, secondo me, a livello di talento, però Hamilton rimane superiore a Rosberg. Poi ci sono tanti fattori in Formula 1, a partire dai problemi meccanici, dai ritiri, dagli errori di altri piloti, ci sono tanti fattori. Diciamo che Rosberg finora ha meritato la posizione che occupa, però se dovessi scegliere un pilota per valore assoluto, io direi assolutamente Hamilton. Secondo me l'unico che, per quanto riguarda il talento, può essere accostato o avvicinarsi a Fernando Alonso. Oh, Raikkonen, e questo in finale di Formula 1, può essere considerato un ex pilota di Formula 1 o ancora riesce ad elaborare il suo ruolo di pilota di Formula 1? Raikkonen, diciamo, sta perdendo alla grandissima il duello interno con Alonso, i numeri sono impietosi, la differenza in classifica mondiale è tantissima. Il pilota della Ferrari però ha dato segni di risveglio nell'ultimo Gran Premio e adesso ci aspettiamo che questi segnali vengano confermati nelle prossime gare. Diciamo che però ci si attendeva decisamente di più. Per la prima volta in Ferrari si era cercato di prendere, di avere all'interno della scuderia due piloti alla pari, due piloti in grado di competere per il primo posto nel mondiale. Raikkonen sta deludendo, Alonso sta facendo grandi cose ma non è supportato dalla macchina, come detto. Antonio, chiudendo con la Formula 1, stavolta in maniera definitiva, hai per caso notizie più fresche riguardo le condizioni di Michael Schumacher? Cioè, speriamo bene, nel frattempo intanto è vivo e questo è ottimo, ma come vivrà? È un bel punto di domanda, è difficile anche sbilanciarsi, sono questioni delicate e, come detto tu, sottolineerei il fatto che è vivo. Questo è già un qualcosa, perché si era veramente temuto il peggio. Adesso, se sarà in grado e quanto sarà in grado di tornare alla vita precedente, mi sembra difficile stabilirlo. Credo che ci saranno danni importanti, che la sua vita non sarà più come quella di prima. Quello che posso augurare a Michael Schumacher è di stare il meglio possibile. Questo è l'unico augurio che possiamo fare a lui e alla sua famiglia, credo. E quindi con questo speriamo che Schumacher torni a essere prima che un ottimo pilota, un normalissimo uomo che può tornare a vivere come tutti gli altri, no? Sì, direi di sì. Sarebbe bello che dopo aver, diciamo, ha avuto una grandissima carriera, noi gli auguriamo di potersi godere la famiglia, la vita, gli affetti, la seconda parte, diciamo, della sua vita. Ti ripeto, ho i dubbi che sul fatto che l'ex ferrarista possa tornare a pieno a godersi, diciamo, le gioie della vita. Speriamo anche qui, spero soprattutto in questo caso di sbagliarmi, posso solo fargli un grande in bocca al lupo. E speriamo che sia così. Antonio Iozzo, io ti ringrazio della tua gradita cortesia e disponibilità, perché so che ti ho strappato da mille situazioni professionali. Spero di rivederti e di rivederci, magari, perché no, insieme sul canale televisivo di Silver TV, che è il canale 71 del digitale terrestre televisivo. Stiamo, diciamo, in trattative, per cui se
ci sarà luce positiva, magari torneremo nei nostri rispettivi ruoli. E quindi ti ho anticipato già il canale quale sarà, per cui una mezza sorpresa già esiste. Speriamo che altre persone riescano a completare l'altra metà della sorpresa, che potrebbe essere molto positiva e far rivivere in televisione le collaborazioni, le dispute e i dialoghi tra Antonio Iozzo, Roberto De Angelis e Simone Ippoliti, perché no? Assolutamente, abbiamo già lavorato insieme, è stato un piacere, ci siamo impegnati e penso che i risultati non si siano visti. Tu hai citato Simone Ippoliti, io lo saluto sempre con grande affetto, un collega ma soprattutto un amico, come d'altronde sei tu. Esatto, senza dimenticarci poi di Giuliano Testa e di Antonio Fioritto, che completerebbero quest'anno il cast previsto. Altri due amici, altri due colleghi, due persone con cui si parla di calcio, si lavora, ma soprattutto si scherza e si cerca di ridere. E poi le ciliegine sulla torta sarebbero Isabella Pasquali e Franco Lattanzi. Per cui con questo il mosaico è tutto, speriamo che gli accordi commerciali sortiscano effetto positivo. Lo speriamo tutti, come detto. Esatto. Antonio, un grandissimo abbraccio, buon fine settimana e poi se potremo disturbarti ti richiameremo venerdì prossimo, perché poi ci sarà Empoli Roma e quella sarà da analizzare al setaccio e al microscopio. Se poi dovrai aggiungere qualcosa in questa rubrica Extra Time di Questa è la Roma, chiaramente si possono aprire numerose frontiere, che quando invece si parla esclusivamente della squadra giallorossa andremo fuori tema. Comunque questa è l'aspetto nuovo di Questa è la Roma edizione 2014-2015. Di nuovo tanti ringraziamenti e ci risentiamo fra 7 giorni. Grazie Antonio. Grazie a te Roberto, un saluto a tutti. Grazie, un ciao ad Antonio Iozzo, naturalmente giornalista, opinionista e analista delle partite di calcio, tutte le partite di calcio, tutte le squadre, come fa non lo so, non gli sfugge assolutamente nulla, amante della Formula 1. Chiaramente le mie erano domande retoriche, perché lo so che Antonio ama la Formula 1 e quindi ho sfondato una porta aperta. Per il momento si chiudono qui gli interventi di Questa è la Roma. Io vi invito a riascoltare tutti gli interventi di Questa è la Roma di oggi, 5 settembre dell'anno di grazia 2014, perché su stapradio.it ci sono i file registrati, c'è anche l'oroscopo della settimana per chi vorrà sentire l'oroscopo della settimana. Però seguite tutti i nostri programmi di stapradio.it, come dico io, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio. Vi ricordo le nostre localizzazioni internet. Allora, il nostro sito è www.stapradio.it, ricordatevelo, www.stapradio.it, e nel mondo di Spreaker scrivete, andate su Spreaker dove dice cerca Stefano staccato Tini staccato Stap Radio, Stefano Tini Stap Radio, oppure Roberto De Angelis staccato RDA Radio. Per chi vuole scrivere molto di meno nel cerca del mondo di Spreaker, scrivete o Stap Radio, come stappare la bottiglia, quindi Stap Radio, oppure RDA Radio, scritto tutto attaccato, maiuscolo o minuscolo, è la stessa identica storia. Vi lascio con un omaggio musicale e naturalmente a risentirci fra 7 giorni. Ogni cogito, ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia, troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto, quale sei? E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai. Sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tu da me se ti andrà per una notte. Na 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 na
dirti sempre sì, per sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere belle, mosinare amore, sono sempre tu quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù mani che ti vada avrai, tu da me se ti andrà per una notte solo tua, la notte a casa mia, sono tua, sono mille volte tua. E la vita sta passando su noi, gli orizzonti non ne vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu il resto di una gioventù che ormai non ho più e continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia. Ora ammetto che la colpa forse è solo mia, avrei dovuto perderti e invece ti ho cercato. Io non so l'amore vero che sorriso ha, pensieri vanno e vengono, la vita è così, il duetto suona per noi, la mia mente non si ferma mai. Pensieri vanno e vengono, la vita è così, suona per noi, la mia mente non si ferma mai. Io non so l'amore vero che sorriso ha, pensieri vanno e vengono.